Amici telespettatori, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Cannavacciuolo dell'Underground in collaborazione con Videoline del nostro Massimo Pacilio. Questa sera siamo qui nel Teatro Mediterraneo per il premio Buona Sanità 2015. Incontreremo ovviamente tanti ospiti. Questa sera ci sarà Gino Rivieccio, Biagio Izzo, c'è la nostra Alessandra Krog del San Carlo e tanti ospiti. Una serata di beneficenza, una serata lì dove ci sarà veramente, si vanno a sottolineare i problemi ovviamente della sanità, ma soprattutto la buona sanità. Allora, come sempre, mettetevi comodi perché lo spettacolo, ma soprattutto le emozioni, non mancano mai. Vediamo le immagini. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati. Queste parole di Cristina mi hanno fatto emozionare. Questa è la condizione di chi soffre e a chi va la nostra opera, perché noi dobbiamo servire queste persone che soffrono, e per servire queste persone che soffrono, signori miei, abbiamo bisogno della buona sanità. Amici telespettatori, siamo in compagnia della nostra Francesca Bellofatto, soprano ovviamente, questa sera qui in questa premiazione di quello che è ovviamente la buona sanità. Quindi c'è da sottolineare che in tutto questo scempio che è la nostra sanità, soprattutto campana, certo, ma si va a sottolineare quello che è ovviamente il buono. Ma sicuramente, anche perché il buono purtroppo dalle nostre parti viene sempre messo un po' in disparte, perché purtroppo fa sempre più clamore la brutta notizia, lo scoop, la cosa negativa. E invece è bello che ci siano queste manifestazioni, soprattutto con l'intervento anche della cultura, no? Dell'arte, che comunque, ahimè, viene un po' a mancare nel nostro paese, a Napoli, ma in Italia principalmente, quindi comunque è molto importante, molto significativa questa cosa. Quindi. Assolutamente. Progetti per Francesca? Ma io sono un po' scaramantica riguardo questa cosa, ci sono delle cose che bollono in pentola, però preferisco non dire. Ovviamente si va sempre in giro, audizioni, quindi si è sempre un po' concerti, diciamo concerti in generale, adesso vedremo un'opera futura, adesso non voglio sbilanciarmi, perché non dipende soltanto da me purtroppo, quindi. Allora, come inizierà ovviamente questa serata? I brani, le dice? Ma io inizierò con la Vucchella, quindi un classico napoletano, e poi Non ti scordar di me, un classico della canzone italiana. Ce lo fa ascoltare a cappella poco. Che cosa, Non ti scordar di me? Sì. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, il sogno mio rimani tu, eccetera, ovviamente, eccetera. Ovviamente questo è stato dedicato interamente a me. Ma grazie. Sicuramente, ci grazie. Mancherebbe. Grazie a voi. Signore e signori, è con immenso piacere che diamo il benvenuto a Gino Rivieccio. Buonasera, grazie. Buonasera. Amici telespettatori, ci troviamo in compagnia di Gino Rivieccio, il comico veramente straordinario che porta la comicità napoletana, quella vera, e mi permetto di sottolineare, in tutta l'Italia, in tutto il mondo. E allora, questa sera qui, in questa giornata della buona sanità? Una bella testimonianza di solidarietà, di affetto, anche perché ero stato invitato già nella scorsa manifestazione, ma per impegni non ero potuto intervenire, e quindi mi fa piacere stasera essere presente. Soprattutto accanto alle persone che poi fanno la buona sanità. Noi cerchiamo di fare della buona comicità, insomma, di un buon teatro, un teatro leggero fatto di sorrisi garbati e spero qualche volta anche intelligenti, però poi i veri protagonisti della serata sono quelli che vengono premiati e che veramente fanno tanto perché la sanità migliori, perché molto spesso fa molto più rumore l'albero che cade che la foresta che cresce. Gli episodi di mala sanità, che sono comunque sempre inferiori a quelli di buona sanità, però molto spesso fanno più notizia, quindi mi fa piacere che questa manifestazione vada a sottolineare quelli che invece fanno un'ottima sanità. Allora, Gino Rivieccio è un grande comico che porta assolutamente quello che anche è l'innovazione, perché spesso è proprio questo, no, che colpisce al nostro pubblico, tanto teatro, proprio tanto teatro. Perché mai cinema?
Ma perché l'ho fatto qualche cosa in passato, ma negli anni 80, gli anni, insomma, fino all'85. Però non lo escludo, ritorno al cinema, anche perché, insomma, fatto devo... una scoop, allora. No, nel senso che c'ho un bel progetto in mente, bisogna trovare chi me lo produce. L'idea c'è e c'è anche la scrittura. Il teatro, perché dà longevità, vedi come mi mantengo giovane, voglio dopo tanti anni, perché il teatro, le tavole, il palcoscenico fanno mantenere giovani, quindi è una scelta che ho fatto dopo tanti anni di televisione, di gavetta televisiva. Ma ripeto, siccome questo mestiere succede in un giorno quello che non succede in una vita, non escludo un domani un ritorno al cinema che ho lasciato più di 25 anni fa. Come inizierà la serata, Gino Rivieci? Ma guarda, io non so, sono ospite, quindi insomma qualche riflessione sulla sanità e sulla buona sanità va fatta, ma siccome siamo in campagna elettorale non si può escludere una battuta su De Luca. Lo so che mi stai guardando, è vero, parlate di candidati incandidabili e poi vedrete, ci vediamo il 31 maggio. Grazie a voi, ciao. Spettatori, siamo in compagnia di Biagio Ezio. Allora, una serata questa sera che si va a sottolineare quello che è la buona sanità. Finalmente, se la sapete, ma la sanità finalmente viene premiata da buona sanità, perché esiste anche la buona sanità. E noi siamo orgogliosi, fieri anche di fare questa bella manifestazione, di guardare in faccia a chi fa la buona sanità e dargli un premio. Io sono qua proprio per verificare, sono testimoni popolari. Senti, reduce da una grande serata di quello che si può fare. Esatto. Qual è stata la tua prima paura nell'affrontare qualche prova? Quando faceva male. Sì, è stato bello, anche difficile, complicato. La soddisfazione più bella era quando poi la riuscivi a fare quella cosa. Prima mi dici no, io non lo farò mai, poi invece la facevi ed è stata una bella soddisfazione. In un'altra intervista mi dicesti, tu hai qualcosa di Carlo Conti. E riebete. A parte questo, la bronzatura. Esattamente. Ma sull'abito è un fede. Grazie. Amici telespettatori, siamo in compagnia della nostra soprano Alessandra Krog e abbiamo il nostro tenore Gennaro Pedagno. Allora, questa sera qui c'è questo premio importante, si va a sottolineare la buona sanità, ovviamente la nostra sanità campana, tra virgolette, ci sono anche delle cose negative, ma questa sera si va ovviamente a sottolineare la buona sanità. Buonasera a tutti, io sono molto orgogliosa di essere qui stasera e di rappresentare la sanità campana. E niente, vi ringrazio di essere venuti qui stasera e nulla, passo la parola il nostro Gennaro Pedagno. Allora, questa sera, maestro, che cosa ci presenti ovviamente proprio in questo premio che si va a sottolineare il buono della Campania e non il cattivo? Proprio perché parliamo del buono, abbiamo pensato di io e insieme a Alessandra e altri colleghi di interpretare alcuni brani della canzone classica napoletana, e io infatti canterò Cuore Ingrato, proprio per avvicinare questo messaggio anche della buona musica, che si possa unificare insieme alla buona sanità, possa essere un messaggio d'amore e di buona speranza. Che bello. E allora io direi di fare una cosa, l'abbiamo fatto anche con l'altra collega, di magari fare un ritornello di quello che sarà anche questa sera la vostra esibizione. Lo facciamo? Sì. Vicino Maro, signori, Alessandra Krog e il nostro Gennaro Pedagno. Vediamo ancora le immagini, grazie. Direttrice di Corso Milano, attività infermieristiche, azienda ospedaliera Cardarelli. Loredana Altisano, psicologa Cardarelli. Consiglio estremo, il professor Carlo Vigorito, professore di medicina interna, presidente del Corso Scienze Infermieristiche, Università Federico II Napoli.
Amici telespettatori, siamo arrivati al termine di questa serata, una premiazione veramente straordinaria. Si è andata a sottolineare quello che è la buona sanità qui in Campania. Tanti ospiti, abbiamo visto i tenori, abbiamo visto Gino Rivieccio, la comicità del grande Biagio Izzo, quindi veramente straordinario, e tanti illustri ospiti della sanità, quindi finalmente si va a sottolineare quello che è il buono della nostra Campania, quello che è il sano della nostra sanità. Amici telespettatori, io ringrazio sempre il nostro Massimo Pacilio di Videoline in collaborazione con Underground, e come sempre, dove ci sono le emozioni, dove c'è da informare, ci siamo sempre noi. Un saluto cordiale dal vostro Giuseppe Cannavacciuolo. Buona serata.